Gli imprenditori italiani continuano a dire a gran voce, lo sa molto bene Brambilla, che non trovano personale, che il lavoro c'è ma nessuno vuole farlo. Allora noi siamo messi con la nostra, abbiamo mandato una nostra inviata a cercarlo sto lavoro e a capire se è davvero così facile trovare lavoro e se davvero c'è un sacco di gente che non c'ha voglia di lavorare, per capire un po' con i nostri occhi, no? Guardate. Che vorrebbe lavorare nel turismo. Però è meglio che per... Di persona? Diventiamo perciò immediatamente la nostra presunta amica nel turismo che anche a Roma, tra paghe da fame, lavoro a chiamata e contratti zero, sembra non avere più appeal. Che cercate personale? Al momento no. Al momento no. Ritentiamo con un altro negozio, tutto intorno, è pieno di turisti. Signora, buongiorno, non è che cercate personale? No, lavoro zero. Puntiamo allora sui ristoranti. Che cercate personale? No, niente, grazie. All'ennesima porta chiusa in faccia, ci pare, però, si apra uno spiraglio, un cartello con la scritta ricerca di personale. Pizzaiolo, cameriera? Sì, fino a 35 anni. Più su no? Non lo so, abbiamo tutte ragazze piccole. Non ci diamo per vinti, proviamo con un altro ristorante. Non so se lei è del mestiere, insomma. In realtà ho lavorato nel turismo, parlo tre lingue, solo che mi sono affacciata in un po' di posti, ma nessuno cercava niente. Forse perché così il personale donna si ritirano un po' tutti con la paura. Preferiscono gli uomini? Preferiscono gli uomini. Tentiamo allora la carta degli alberghi. Solo portiere di notte? Ma al momento sì, perché una nuova sono donna a fare la notte, di la verità. Perciò, prima di gettare la spugna, facciamo un ultimo tentativo. Una barista. Paga? Paga, siamo su 50 euro al giorno. Chiaramente, senza contratto. Insomma, è meno facile del previsto, no? Se sei donna e più di 30 anni, non hai tutto sto grande appeal, eh? Lei la prenderebbe una... Cioè io penso che una donna di 30 anni o oltre, secondo me, c'è una quantità di cose da poter dare, da poter fare, cioè, boh...